Vediamo come creare un anello con il sub-D. Andiamo in una vista davanti, andiamo sul cerchio, scriviamo 0 invio e diamo un diametro di 19,1. Andiamo in una vista dall'alto, facciamo un cerchio, diamo anche qui 0. E gli diamo un diametro pari a 9. Selezioniamo il cerchio, prendiamo il primo punto di controllo e lo abbassiamo più o meno di una quantità a piacere, in modo tale che si venga a creare la forma di un cuore e lo andiamo a centrare rispetto alla parte centrale dell'anello. Poi prendiamo questo elemento e lo solleviamo più o meno leggermente più alto dell'anello. Ora prendiamo una linea, scriviamo 0 invio e facciamo una linea che va più o meno a una certa distanza da questo elemento. Selezioniamo e con specchio specchiamo da quell'altra parte questa parte. Con tronca selezioniamo tutto invio e tronchiamo queste due parti e buttiamo via questi due segmenti. Questa è la parte 2D che ci serve per realizzare poi il nostro anello. A questo punto cominciamo a creare il sub-D di questi elementi, però prima di farlo con il cuore, selezionando il cuore, andiamo negli strumenti delle curve e attiviamo il tasto regola aggiunzione curve chiuse. Vediamo dove si trova il punto di chiusura. Se si trova su uno dei due lati, prendiamo questo punto e trasciniamolo qui in questa parte bassa, perché altrimenti potrebbe venire un difetto nella creazione del sub-D. Ora selezioniamo la curva, andiamo sul comando estrudi e come output mettiamo sub-D. Quindi cliccando qui sopra possiamo passare da superficie a sub-D e mettiamo come due lati, sì, in modo tale che si ha un'estrusione da entrambi i lati e gli diamo una larghezza di 1,6. Quindi otteniamo il primo elemento. Alla stessa maniera selezioniamo questo punto, diamo una estrusione sempre come sub-D, togliamo però stavolta i due lati, andiamo in una vista laterale e più o meno scendiamo di una quantità pari a 2,5 e clicchiamo su invio. Se avessimo lasciato quel puntino in questa posizione, in questo punto sarebbe venuto uno spigolo vivo brutto da guardare. Invece in questo caso è venuto qui nell'angolo, ma non ci interessa, anzi il cuore comunque ha questo tipo di forma. Nel frattempo possiamo anche nascondere o eliminare le linee 2D. A questo punto dobbiamo andare a estrudere questi due sub-D. Per estruderli selezioniamo questo primo elemento, ci mettiamo in una vista davanti e tenendo premuto Shift e Alt clicchiamo su uno dei due quadratini. Vedremo che il programma crea una sorta di offset, però copiando l'elemento da quest'altra parte. Facciamo lo stesso anche per il cuore, dandogli più o meno questa larghezza, in modo tale da ottenere questo risultato. A questo punto, tenendo premuto Shift e Ctrl, facciamo un doppio clic su un segmento e lui fa una selezione loop di tutta la forma. Facciamo lo stesso anche di qui e nella barra del subdiv clicchiamo su Collega Mesh o Subdiv. Vediamo che si crea una superficie che unisce le due
parti. Lasciamo tutti i parametri di default e facciamo lo stesso anche con la parte di sopra, quindi doppio clic e doppio clic, ancora unisci, confermiamo con ok e ancora doppio clic e doppio clic, unisci e confermiamo con ok. Volendo, diciamo, se vogliamo una forma un po' più morbida, andiamo a scalare questa parte. A questo punto clicchiamo su questa faccia e premiamo cance e andiamo a cancellare questo elemento. E anche qui clicchiamo su questa faccia e premiamo cance. Andiamo su questa faccia e premiamo cance, andiamo su questa faccia e premiamo cance, ottenendo questo risultato. A questo punto, con un triplo clic, selezioniamo questo loop, selezioniamo quest'altro loop e ancora con collega mesh creiamo un collegamento e diamo ok. E ancora con un triplo clic andiamo a collegare queste parti, ottenendo così l'anellino.